grande piacere quest'oggi in macchina ho un personaggio, io lo chiamo sempre il numero uno perché è il numero uno. E sai, è il primo. Piero Fassino, sono Marco Berri e lo accompagno oggi in centro Torino. Grazie Marco, con Marco c'è un'amicizia che dura da molti anni e naturalmente anch'io sono molto lusingato di fare questo viaggio oggi con Marco, perché Marco è un torinese che ama Torino. E la ama proprio, come dire, nelle viscere oltre nel cuore. Sono proprio puro sangue. E lo dice, lo dice dappertutto. Uno dei più grandi sponsor di Torino è Marco Berri. E partiamo da qui, partiamo da Piazza Vittorio, che è uno dei luoghi storici fondamentali della città. Negli ultimi 15 anni è stata trasformata, nel senso che la si è liberata dalle auto e adesso è una piazza splendida, bellissima, che d'estate è piena di Dior, e l'aperitivo qui è l'aperitivo in Piazza Vittorio ormai è una consuetudine ed è diventato per questo, diciamo, un po' uno dei luoghi centrali della movida, no? Che si sviluppa nella piazza, si sviluppa sui Murazzi, ed è diventato uno dei luoghi dell'aggregazione giovanile della città. Ma poi con la scenografia di Piazza Gran Madre alle spalle, quella collina bellissima. La chiesa della Gran Madre, la collina, il Monte dei Cappuccini. Quindi poi ti giri di 180 gradi e vedi le montagne più belle del mondo. Esatto. Che meraviglia. E poi un grande cannocchiale, nel senso che questi grandi corsi venivano chiamati dalle Corbusier i cannocchiali di Torino, no? Cioè di questi grandi corsi che danno delle prospettive splendide, perché tu da Piazza Vittorio vedi Palazzo Madama e viceversa, quando sei a Palazzo Madama e ti giri, vedi Piazza Vittorio, la Gran Madre, la collina, è straordinaria. Quando Emanuele Filiberto porta la capitale a Torino nel 1563, da Chambéry, qualche decennio dopo il figlio chiama degli architetti francesi, rade al suolo sostanzialmente la città medievale, tanto è vero che Torino è l'unica città italiana che non ha edifici medievali significativi, no? E la ricostruisce tutto secondo il modello, appunto francese, e di qui i portici, ci sono pezzi di Torino che sembrano Rue de Rivoli a Parigi. Esattamente. Infatti la chiamano la piccola Parigi. E infatti per un lungo periodo si chiama Parigi. Qui siamo in Piazza Castello. Luogo aulico della città, una delle due grandi piazze principali, Piazza Castello, Piazza San Carlo, Palazzo Madama, la parte vecchia che risale, questo sì, a epoca medievale e post-medievale, e la parte invece davanti, che è la parte più che fu costruita a partire appunto dal 1600 in avanti. Palazzo Madama perché ci stava Madama Cristina, la reggente. La reggente. I simboli più importanti della città. Lì sotto c'è la sindone, il più importante simbolo della cristianità ce l'abbiamo a Torino. Qui c'hai tutto. Palazzo Madama. È una meraviglia. C'hai Palazzo Reale, c'hai Palazzo Chiablese, c'hai la cupola dei Guarini di San Lorenzo. Meravigliosa. Poi via Pietro Mica, altra via fondamentale, altro cannocchiale di Torino, altra via fondamentale, con i portici, questi assolutamente ancora di più evocano i portici. Poi sono da una parte perché il re partiva, faceva solo di là non gli fregava niente. E poi perché questa parte fu costruita posteriormente, quindi questa era, i portici segnavano in qualche modo una cinta interna alla città. E poi via via l'edificazione ha investito anche l'altro lato. Io mi batto sempre sul fatto che alla fine il torinese non si gode Torino, perché poi alla fine quando abiti a Torino resti a Torino, perché è una città meravigliosa, bellissima, piena di energie, piena di iniziative, piena di cultura, di possibilità, di quando la Fiat in qualche modo ha chiuso i rubinetti, di tutto. Tutti quelli che lavorano per la Fiat si sono reinventati, hanno ricostruito una dignità, ricostruito una capacità. Il torinese però manca di orgoglio. E orgoglio è una parola che da noi si usa pochissimo, no? Perché il nostro stile è uno stile understatement, no? Sempre sobrio, aristocratico, un po' sabaudo. Esagerumanen, no? Che è il nostro modo di dire. Sì, solo che qualche volta si esagera davvero. Io uso sempre un'espressione, dico benissimo, la sobrietà è una cosa, il travettismo, no? Essi travet è un'altra cosa, cioè devi avere l'orgoglio della città. Io credo che questa è una cosa che però piano piano sta entrando. Sì. Le Olimpiadi hanno aiutato, io mi ricordo, te le ricordi anche tu,
I giorni delle Olimpiadi tu respiravi l'orgoglio della città. Sì. E anche in occasione del 150esimo. Sì, no? L'orgoglio. Quel, sì. E anche adesso, per esempio, questa nuova dimensione turistica. Questa nuova dimensione turistica che ogni weekend vede la città piena di turisti italiani e stranieri, sì, ai torinesi è un po' tornato, da orgoglio. Sì, sì, è vero. Non se ne vantano, ma è orgoglio. Non se ne vantano per vantarsi, per carità. Milano c'ha, a Milano hanno un albero fatto di plastica e di luce e intermittenza, se la sono venduta in tutto il mondo. Noi abbiamo veramente il mondo, abbiamo la cultura, abbiamo il cibo, il vino, abbiamo la musica, siamo la città con il più alto numero di complessi musicali d'Europa. Assolutamente, una grande tradizione musicale. Ma è incredibile. Qui è nato il jazz, cosa che nessuno sa. In Italia il jazz è nato a Torino. Abbiamo un teatro regio che è un'eccellenza nella lirica. Abbiamo una grande tradizione della danza. Eh sì. La danza. Ma il anche solo abbiamo l'orchestra della RAI qua a Torino. Tre orchestre sinfoniche. Certo. Poi, teatri, il Teatro Stabile di Torino è un'eccellenza nazionale, sì, con il Piccolo di Milano è uno dei due primi teatri del paese. Sì. Poi, come dici tu, la creatività giovanile. No, è incredibile. No? Creatività se pensi giovanile. I leader, i gruppi leader di generi completamente diversi, Subsonica, F65, gli Statuto, gli Africa United, Linea 77, cioè veramente. Ecco, qui passiamo in una piazza che è molto interessante. Tanto qui c'è il Teatro Alfieri, che per lungo periodo è stato il teatro principale della città. Sì. E adesso lo stanno finalmente rimettendo a posto ed è una cosa molto, molto bella. È meravigliosa. Forse la gioca col Carignano, che per me è una piazza Solferino è splendida. E piazza Solferino è una classica piazza francese con il terrapieno, vedi? Col terrapieno sopraelevato, che è una metodologia urbanistica molto in vigore in Francia e in Italia rara da trovare. Questo è un classico esempio del come l'architettura francese ha influenzato l'architettura della città. Questa è una città costruita su una pianta ortogonale, no? Di grandi corsi perpendicolari e paralleli, che sono anche questi abbastanza un unicum. E poi non ci si perde mai. Alla fine, facilissimo. Il torinese non sa il nome delle vie, ma tu basta che guardi le montagne da una parte e le colline dall'altra, sai che stai in una traversa e se no vai in una parallela. Sì, sì, poi è tipico che tutti ti dicono una traversa del Corso Vittorio, una traversa del Corso Romberto, una traversa del Corso Leo Ferrari, cioè i grandi assi sono per i cittadini il riferimento. I paralleli alle due, alle montagne e alle colline o alle traverse. Il riferimento. Ma non sai mai, dirigi alla seconda a destra e la prima a sinistra, ma che via è? Non so, seconda a destra e prima a sinistra. Quella è la sede della Compagnia di San Paolo, primaria istituzione per la città, perché gioca un ruolo molto importante. Beh, anche Fondazione CRT. E la Fondazione CRT, che vedremo più avanti, che è in centro. Le due fondazioni sono tra le principali d'Italia e contribuiscono alla vita della città con le loro erogazioni sul piano culturale, sociale. Insomma, sono una componente della città. Io ti dico questo, secondo me hai fatto un lavoro eccezionale. Hai fatto 4 anni. Io l'unico dubbio che quando sei arrivato ho pensato chissà se riuscirà a ritrovare i meccanismi di Torino, chissà se riuscirà, te lo dico sinceramente, una sensazione in amicizia, chissà se riuscirà a spolverarsi di dosso l'atteggiamento da onorevole, perché è difficilissimo. Sì, però, io ti dico finisco dicendoti che avevo dei dubbi e vedendo come hai lavorato e a volte anche offrendo il giullare di corte, ma presentando delle serate, occupandomi esternamente del lavoro che ha fatto questo comune, sono orgoglioso del fatto che tu sei arrivato, hai preso in mano una città, hai preso un'eredità difficile, perché Sergio era comunque amato, ha fatto un lavoro incredibile. Io ti dico grazie da cittadino. No, ma grazie veramente. So che sei il primo ad entrare in ufficio e non c'è ancora nessuno, sei il primo a entrare e sei l'ultimo a uscirne. E poi se posso dire, io questa città proprio la amo, perché è la mia città, perché anche qua io sono stato ovviamente un lungo periodo a Roma per gli incarichi che avevo, però ho mantenuto sempre casa a Torino. Ogni fine settimana venivo a Torino, mia madre ovviamente era qui e quindi questo era un legame con la città. Ero parlamentare di Torino. Quindi, come dico io ero uno straniero a Roma, nel senso che ero un torinese a Roma, ma ho continuato a sentirmi torinese. Ecco, questa è via Roma, certo, tutta rifatta secondo lo stile razionale del razionalismo, tra le due guerre,
con una, anche questa con un'assoluta armonicità sì, architettonica, ovviamente di uno stile tutto particolare che risale al tempo appunto del razionalismo degli anni 30-40, molto, secondo me, molto suggestivo però, e questo è il grande centro dello shopping. Certo. Lo shopping, qua ci sono le grandi firme, i grandi negozi, e poi ci sono le tre vie veramente e poi le vie, esatto, le vie, via La Gramsci, via Carlo Alberto, via Gramsci, via Mendola, sì, sono tutte le vie, via Doria, sono tutte le vie dello shopping e la cosa interessante è che questa nuova dimensione turistica che la città sta acquisendo, ha dato allo shopping torinese opportunità gigantesche. Sì. Quattro anni eccezionali. Quasi cinque ormai. Ma comunque facendo delle cose incredibili. L'anno scorso Torino città capitale dello sport europea. Tanta roba. La festa, il ricordo. Cioè, tanta roba. Ma chi te l'ha fatto fare? Ma intanto perché ho deciso di fare il sindaco. Perché è dura. Perché amo Torino. Sì. E io, come te, io ho un orgoglio di questa città. Io credo che questa città è straordinaria. E io ho sempre pensato che questa città, anche per la sua storia, per la sua tradizione, dovesse diventare una grande città di cultura e d'arte. E la stiamo facendo diventare. Grande investimento sui musei. Poi grandi eventi. Festival Internazionale del Jazz, Mito Settembre Musica, Torino Film Festival, Cinema Giovani, Cinema Gay, Cinema Verde, Cinema Ambiente, ma poi anche il mangiare, il cibo, slow food, il vino, il cioccolato con cioccolato, cioè veramente c'è da imbarazzare. Terra Madre, Terra Madre, che Italy poi... nato qua, cioè. Esatto, cioè lì devi mangiare un po' di più, sindaco. Ma io mangio Piero, io mangio. Perché sennò dicono fuori che non ti diamo da mangiare, devi ingrassare. Ma io mangio normalmente, io brucio. Un'altra cosa. La collina, guarda. Tutte queste vie ti danno uno sguardo sulla collina, cosa splendida. Una cosa che hai sbagliato, che nei prossimi 4 anni vorresti... vorresti rimettere a posto. Oppure una cosa che avresti voluto fare, non sei riuscito a fare e ci vuoi mettere mano nei prossimi anni. Ma io penso che bisognerà, come dire, investire ancora di più sulla qualità ambientale della città. Abbiamo già investito molto. Torino, tra l'altro, è la città in Italia che ha il maggior numero di parchi e il maggior numero di metri quadri di verde per cittadino, anche se pochi lo sanno. Io penso che bisogna investire ancora di più sulla qualità ambientale della città. Qui vuol dire il verde, vuol dire le pedonalizzazioni. Ormai le pedonalizzazioni sono perfino richieste da quelli che un tempo erano sempre contro. Adesso ormai tutti hanno capito che se tu crei un'area ambientale fruibile, passeggiabile, percorribile, si sta meglio tutti, sta meglio chi vi abita, chi visita, chi vende perché ha il negozio lì, certo, eccetera. Quindi, per esempio, e investire sulla qualità. Una cosa che ho cominciato a fare e voglio restituire la città anche al suo decoro. Guarda lì, c'è queste scritte, questi graffiti selvaggi, sono tanti, che è una cosa diversa dalla street art. Art è un'altra cosa. Questo è un macchiare muro gratuito. Esatto, questo è sporcare la città. Sì, e io penso che questo non perché vada. Un conto è quando a Pisa ci andò Kate Haring e fece un murale. Fece murale ce l'abbiamo anche noi. Fece un'opera d'arte, ma quella è veramente una. È un insulto a tutti, no? La città di tutti. Ma quello che io vorrò fare, abbiamo adesso ricominciato, stiamo pulendo tutti i murazzi, per esempio, murazzi che stiamo restituendo alla città nel giro. Ma che fine faranno i murazzi? Stiamo lavorando a rimetterli a posto, e già da quest'estate saranno restituiti all'utilizzo della città, ci saranno i locali aperti, abbiamo rifatto tutta l'illuminazione, il collegamento wifi perché i ragazzi, i giovani la vogliono avere, quindi lì è tutta un'area collegata col wifi libero. Ma riapriranno i locali come c'era una volta? Sì, riaprono i locali, abbiamo fatto i bandi, saranno magari altri esercenti, non lo so chi vince il bando, però abbiamo ripulito le sponde e quindi i murazzi saranno restituiti alla loro ora. Qui stiamo passando davanti a Camera. Camera è una iniziativa nuova, l'abbiamo inaugurata 6 mesi fa, ed è, non è un,
un evento, è una istituzione permanente, un centro internazionale per la fotografia promosso dalla città insieme a Magnum e insieme a dei privati, che diciamo ha come obiettivo quello di promuovere la fotografia. Torino è una città diciamo che tra le sue caratteristiche anche di essere una grande città dell'audiovisivo, qui è nato il cinema, la televisione, qui è nata la radio, certo, la televisione, la fotografia anche, e quindi noi abbiamo costruito questo centro che sta avendo un grande successo. In questi giorni l'ha visitato il ministro Franceschini, ne è stato colpito e intende affidare al Centro Internazionale della Fotografia di Torino, che si chiama Camera appunto, anche dei ruoli e delle funzioni nel campo della fotografia nazionale. Beh, bellissimo. Qui siamo vicinissimi, possiamo attraversare via Po al Museo del Cinema. Eh sì. Al Museo del Cinema, che è ospitato ovviamente nel monumento simbolo della città, che è la Mole Antonelliana. Che era, un monumento religioso, in realtà. Che era una sinagoga. Certo, doveva essere. Doveva sinagoga. Essere, non è mai stata. Fu costruita come sinagoga. Poi siccome era troppo alta, la forma non era tradizionale, perché le sinagoghe non hanno la guglia, questo aprì una grande discussione nella comunità ebraica e non si risolse la cosa nel farla diventare sinagoga. Sì, non ho mai capito se fu così o se in realtà i cattolici sono questa la sinagoga più alta delle nostre chiese, non se ne parla neanche. Questo io non lo so. Torino è una città di collezionisti. Sì, come no. E infatti il Museo del Cinema in realtà è una collezione di una signora. Ma guarda che in questi giorni ne ho scoperta una. Io che te non dico sapevo. Un'altra incredibile. Tu sapevi che a Torino c'è uno dei più grandi collezionisti di arte africana in Europa? No, non lo sapevo. L'architetto Fagnola, pensi. Io l'ho scoperto in questi giorni, ha una collezione africana di arte africana straordinaria. Difatti adesso io gli ho detto, bene, esibiamola, esponiamola. Certo. Fermo restando che è di sua proprietà, ma facciamola vedere. Ti dirò di più, il Circolo Amici della Magia di Torino è il secondo circolo al mondo come importanza nella magia. Ti dirò di più, è la più grossa collezione di libri sulla magia. Il Circolo Amici della Magia di Torino nasce sulla base di un collezionista importante che dona alla città la sua collezione, e sulla base di questo si costruisce il museo. Segnalo che sta avendo un successo enorme, anche questo è un segno. Il Museo d'Arte Orientale è il più recente museo della città, è nato nel 2008, quindi ha 8 anni. Ha fatto mediamente ogni anno 50-60 mila visitatori, 2015 ha chiuso a 110 mila. Comunque ti dico questa, l'ultima, c'è il collezionista, il più grosso collezionista del più grosso romanziere francese, a Torino. Che era Giulio Verne. A Torino c'è lo scrittoio usato da Giulio Verne per scrivere tutti i suoi romanzi. Incredibile. Però quanto è difficile fare il sindaco? È difficile ma appassionante. Qualsiasi cosa fai, scontenti qualcuno. Devi sapere che no. Il sindaco è il naturale destinatario di ogni e qualsiasi domanda, di ogni e qualsiasi esigenza. No? Un problema da chi va? Dal sindaco. Sia che quel problema sia nelle competenze del sindaco, sia che non lo sia. Però se uno deve dire qualcosa a qualcuno... Qualsiasi cosa fai, però allora scontenti. Quindi sei in prima linea, sempre. Sì. Però questo è anche la cosa che rende bello, appassionante il fare il sindaco, perché hai un rapporto diretto con la gente, con la città. E poi l'altra cosa è che tu programmi, deliberi e vedi, gestisci e vedi quello che fai, cioè, e c'è paghi anche se sbagli, paghi anche, certo. E se invece fai bene ti viene riconosciuto, però come dire, sei padrone delle cose che fai, capisci, no? Hai nelle mani la possibilità di realizzare le cose che pensi, le cose che hai progettato, il rapporto con i cittadini, quindi è molto appassionante, insomma, come fare il sindaco. Naturalmente io ho fatto tante cose nella mia vita, ho fatto il parlamentare, il ministro, il segretario di partito, il rappresentante speciale dell'Unione Europea. Quello che ti assorbe di più è il sindaco, su questo non c'è il minimo dubbio. Però io lo faccio con grande passione. Anche perché da parlamentare puoi anche prenderti delle pause, sì, non puoi mai prendere pause, mai. Non ce n'è mai pause, io il telefonino mio è acceso sempre anche di notte, non lo stacco. Perché, mai, perché può succedere una qualche evenienza, una qualche emergenza, ed è bene che sia reperibile, sempre. E tua moglie quando gli hai detto mi ripresento, che ti ha detto? E insomma abbiamo avuto una riflessione insieme, nel senso che certo altri 5 anni, come dire, sono impegnativi,
Però devo dire che Anna mi ha assolutamente sempre accompagnato in tutte le mie scelte di vita, anzi io sono molto grato ad Anna perché voglio dire, è molto importante che la tua compagna di vita ti accompagni nelle tue scelte, certo. E anche in questa scelta mi ha accompagnato. Perché è dura, E c'è anche per lei, certo, perché sì. La vita familiare è molto sacrificata ovviamente, o comunque vincolata, se non sacrificata, alla tua esposizione pubblica, questo è evidente. Certo. Prometti che nella prossima campagna un paio di chili li mettiamo su. Sì, la prossima campagna però la farei, non so come la fare, perché il prossimo mandato io spero ovviamente di essere rieletto. Poi tra 5 anni non posso più ricandidare. Quindi... ti vogliamo presidente. Ci sei già andato vicino una volta, alla seconda te lo devono dare. Comunque mettiamo su qualche chilo, va. Va bene, grazie. Ciao Piero, grazie. Ciao Marco, grazie. Un piacere davvero. Grande. Come sempre stare con te è molto simpatico. No, piacere ciao. Mio. Grazie mille Piero, grazie, sto facendo straordinario, bravo, simpatico.